ragazzi, oggi il video inizia da qui. Siamo a Pistoia perché sto assistendo all'esame di maturità di una mia carissima amica. Iniziamo da qui e faremo un viaggio Pistoia-Firenze, che è una cosa che è un bel po' che non riporto. Questa fotocamera non è un granché perché non solo è lercia, ma mi sa che c'è pure una crepa sopra. Questo è un iPhone 12 mini, ce l'aveva mio fratello, è molto provvisorio perché la batteria andata è veramente distrutto, perché il telefono che passa a mio fratello si distrugge, e vabbè, per ora questo è. Questa è la qualità delle riprese, sempre 1080p a 60 frame, con grand'angolo in questo caso. Voilà, piazzati, ecco il treno che direttamente ci porterà fino a Firenze Rovezzano. Ce ne sono pochissimi che partono direttamente da Pistoia, questo è uno di quelli. Come al solito faccio le riprese mentre mangio. Siamo partiti. Ci vuole un'ora ad arrivare a Rovezzano, mamma mia. Questo pop soffre poco il serpeggio. Tanto ragazzi, lo sapete, io non so parlare. Ogni tanto mi partono queste frasi. Sarà che questa linea è anche migliore, non lo so. Ma sta di fatto che questo pop non serpeggia come gli altri. Stiamo incrociando un rivolto. In partenza ora da Prato Borgo Nuovo. Ho appena finito il mio bel pranzetto a base di schiacciata alla cipolla. Ora si va tranquilli. Mica se devo riprendere anche solo che tutte le fermate viene un video di un'ora. Arriviamo adesso a Prato. E la linea per Bologna continua a rimanere chiusa, ovviamente. Che disastro di linea. Il pop può scaricare tutta la potenza che vuole. Ma 2 MW per un treno così pesante, perché pesa veramente tanto. Una singola cassa pesa quanto una carrozza di Balto. Si fa sentire, si fa veramente sentire. Per questo che 2,5 MW su un Ale 642 sono il treno passeggeri più rapido che esista, se escludiamo la metro, eccetera, eccetera. Bloccati a Calenzano. Il perché è presto detto, gente senza biglietto. Passante a V, quindi Firenze Castello. Forza, ci siamo quasi, dai. No, cosa c'è? Cosa c'è? Non l'avrei mai detto, un altro sciopero. Ah sì, vai, tanto. Guarda, di scioperi ne avete fatti fin troppi. Minuetto, Firenze Campo di Marte. Come potete aver capito, ho saltato quasi tutte le fermate. Che se no veramente. Dai, ci siamo quasi. Siamo di nuovo nel mio borgo. Ieri, se non fosse chiaro, non avevo voglia di fare tutte queste grandi riprese. Oggi ho la bellezza di non un'ora, ma ben 2 ore da stare a Firenze a grattarmi il cosiddetto, perché devo aspettare le 7:45 e l'unico bus ovviamente è 3 ore prima per andare in orario, alle 16:46. Cosa che fa più ridere è che non è che mi posso muovere tanto facilmente, c'ho giusto un coso di quasi 1,5 metri da portarmi a spasso, che è il mio basso elettrico ovviamente, quindi non lo so, ora vediamo come organizziamo. Ecco cosa si presenta per noi oggi, l'unico autobus ad oggi con i posti vis-à-vis, e sono solo 8. Dovrebbe essere un Iveco Crossway Low Entry, se non sbaglio si chiama così. Così aveva detto Leo e 474. Per quanto riguarda l'ambito dei bus, c'è stato un piccolissimo downgrade nel comfort tra ad esempio un Euroclass e questo qui, ma restano comunque sedili molto comodi, si possono reclinare, ci puoi fare veramente parecchio. Mi domando perché coi bus le cose sono andate così, mentre col treno le cose sono andate praticamente l'esatto opposto. Ora, curiosamente, questo bus, quello delle 16:46 Vinci e Empoli, di un 49 banalissimo, mi dà la traccia oraria praticamente raddoppiata rispetto alla norma, cioè ci vogliono 32 minuti invece che 21, 26 proprio al massimo.
e ci sono 6 minuti a piedi, quindi voglio vedere se cambia rispetto alle altre, perché di recente qui sull'autolinea toscana e su questa linea, sulla Pistoia-Empoli, hanno fatto un disastro, veramente un disastro, corse tagliate, corse direttamente cancellate, la metà dei bus non fa più direttamente Pistoia-Empoli, ma si ferma all'Amporecchio, e specialmente quello della mattina delle 6.44 che faceva Empoli-Pistoia non lo fa più, e tutti quelli che devono andare a scuola se lo prendono, intercooler. Di questo autobus in particolare finora ho visto due allestimenti, può darsi che ne esista un terzo, ma spero di no, ovvero l'allestimento extraurbano, che è questo che vedete qui, quindi con sedili avvolgenti e comodi, l'allestimento urbano, che altro non sono che sedili di plastica con giusto un filino di imbottitura e il tessuto esterno, quindi scomodi ma comunque accettabili, e spero non esista l'allestimento proprio urbano base, cioè plasticoni, il fine della storia. Purtroppo ogni tanto qui viene la malsana idea di mettere su questi bus i Kent C, e vi assicuro che è una pena, ma veramente una pena, perché persino i sedili dei Breda Menarini, sebbene restino di plastica, sono più comodi. Lì sono proprio panche, ma panche messe lì per gusto di farlo. Adesso i più furbi mi diranno: ma perché ti stai facendo il viaggio controvento? Beh, non ci ho pensato. E con questo catafalco nel mezzo non mi sto a spostare ora. Allora, una cosa la devo dire, il Setra resta il migliore, in assoluto. Perché questo tirate la levetta, ma qui dietro non succede niente. Dovete mettervici di forza e abbassare. E poi lasciate andare e resta reclinato. Torna su, vi dà tipo una botta, tipo Rambo da dietro. Il Setra invece è tutta un'altra cosa, voi tirate la levetta, il sedile va giù con calma, senza fare forza, e quando la ritirate su viene su lentamente, cioè come qualità non c'è paragone tra Setra e Iveco. Mi dispiace dirlo perché è roba italiana Iveco, ora non più di tanto ormai, però Setra è nettamente superiore. Ora io non so se per chi ha degli studenti che non hanno manco mezzo occhio di riguardo, ma ci sta, ma queste maniglie dopo poco iniziano già a cedere, proprio cadono, boom boom, tipo rock. Guardate, eccolo laggiù, l'ultimo, non ce ne sono altri a Empoli se non quelli leggermente più moderni, questo è l'ultimo della vecchia serie. Una volta lo misero su quello delle 17.10, ora non ce lo mettono più perché è stata consegnata roba nuova. Qui c'è un blues. Andiamo a vedere. Eccoci qua, ultimamente il 18190 e il corrispettivo del mattino sono finalmente stati sostituiti. Dovrebbe esserci il minuetto, lo scopriremo non appena questo qui parte. Cioè, o meglio, quello dietro parte. Se parte il blues, beh, vuol dire che ci hanno messo il blues, che come già sappiamo sarebbe il treno più idoneo. No, peggio! Lo swing! Minchia che degrado. Io una cosa la so per certo, il blues non è che sia chissà quanto ecologico quando è in diesel, magari lo è per il non inquinamento, ma questo sta bruciando un bel po' di diesel, motori tirati quasi al massimo, manco dovesse partire perché c'è tutta l'aria condizionata a palla, tutti i sistemi al massimo. Madonna santa, sono 1600-1800 giri questi, Un bel po' di treni da riprendere oggi. 17.21, 17.32. Madonna mia, sto realizzando quanto devo restare qui. Sì che una certa me ne vado, Cambio di programma, mi sposto immediatamente a Firenze, perché ci sta che debba andare a Calenzano. E boh, madonna mia, è palle. Se dico la voglia che c'ho, poca, davvero davvero poca. Beh, chi l'avrebbe mai detto? Solo uno o due navettoni al giorno su questa linea, non esistono altri. Quindi prendo questo, non posso riprendere perché c'è questo affare. Vi metto via e vi mostro dove mi sono posizionato. Se non vi mostro vuol dire che che non mi sono posizionato, ci capiamo, Forza blues, madonna, se non sei in doppia ti ammazzo.
Perché una sola doppia hanno fatto, si sono sprecati. Bella roba! Prendiamo posto in questa zona, la zona non disabili, con gli strapuntini e ovviamente questo lo lascio qua. Su dell'evenienza libererò il posto. Non sono capace a parlare, ragazzi, non sono capace. Madonna mia. È molto più rapido a passare in modalità elettrica piuttosto che passare da elettrico a diesel. Veramente. Qui abbiamo il pop che è arrivato da Castello. Noi direi che scendiamo a Rifredi a questo punto. Ci vediamo. Ovviamente siamo a bordo di un Blues in serpeggio. Non è neanche paragonabile a quello di un Rock. È molto simile a quello di un Pop. Quello sì. Il serpeggio del Blues assomiglia tantissimo a quello del Pop. In questo treno in piedi ci si può stare tranquillamente, senza problemi. Però è curioso perché è troppo vuoto. Le cose sono due: o c'è poca gente in giro e mi sembra strano, o questa è una doppia. Questo è un piccolo spezzone di video a 30 frame per secondo, come potete vedere, ma con la differenza che dovrebbe essere registrato in HDR. Quindi dovrebbe essere tutto più bello da vedere, ma i 30 frame, ragazzi, non ci sono più abituato a usarli, proprio no. Allora, se io dovessi scegliere tra Blues e Rock, anche solo in elettrico, semplicemente per come è fatto, prenderei il Blues. Ma a mani basse, proprio a mani basse. La conformazione dei posti, lasciamola stare, ma c'è qualcosa del Blues, a parte la parte tecnica, che ha molti meno difetti, che mi piace ben più del Rock. Come se del Rock mi piacesse qualcosa. Appena siamo fuori, vedo se riesco a vedere che velocità stiamo facendo. In teoria il Blues in elettrico dovrebbe fare i 160, in diesel 150. Vediamo. Questa velocità in galleria è solido, ma il rumore ti dà l'impressione che possa implodere. Niente, l'applicazione non ne ha voluto sapere, ma se la frequenza dei motori coincide con quella del Rock, questo purtroppo non lo so perché potrebbero avere un rapporto differente, la velocità massima era intorno ai 150, che era giusto un pelino al di sotto di quando il Rock tira a 160. Dunque, ecco il piano per questa serata vlog insieme a me. Adesso è arrivato a Rifredi, mi sposto a Firenze Castello, tanto anche se non dovessi andare a Calenzano a trovarmi con i ragazzi, cioè ho 3 ore di attesa, mi sposto a Castello e poi da lì torno a Campo di Marte se proprio devo. Vediamo. Oh, tant'è, non era in doppia, signorina. Non era in doppia, era singolo. Qui davvero c'era poca gente. Questo va a Luca, a noi non ci serve. Magia, ragazzi, siamo a Sesto Fiorentino. Perché sono venuto qui? Perché non ho niente da fare. Come ci sono arrivato? Beh, questi sono affari miei. Ragazzi, è molto semplice. Ci vuole neanche 5 minuti da Rifredi a qua. È una fermata al di fuori del mio abbonamento. Non fate storie, non rompete le palle. Voi tutti viaggiate senza biglietti. Salutiamo questo bel prima serie che se ne andrà a Lucca. Questa linea è infestata dai prima serie, sono molti più prima serie che seconda serie. Carrozze del 2005, l'anno prossimo saranno 20 anni per loro. Io mi immagino quando inizieremo a fare le cacce degli ultimi ribalto prima serie, che poi non sono neanche mischiabili, quindi saranno proprio gli ultimi complessi e fine. Leggermente diverso il sound di questa E464. Mario 1 di Sesto Fiorentino, perché sì, qui non ci passa nessun treno e quindi non c'è neanche nessuno. Il catafalco mi fa compagnia e vediamo come proseguirà questa serata. Riprendiamo qualche treno, forse addirittura un transito, perché il regionale veloce per Pistoia, che è l'unico della giornata, a parte uno la mattina verso Firenze, non dovrebbe fermarci qua, ma non me lo ricordo. La trombetta parla chiaro. Da Pistoia è Vivalto. Qui ci fermano tutti i treni. A parte, se non sbaglio, lo scopriremo tra poco, i due regionali veloci giornalieri. Uno la mattina verso Firenze e uno a quest'ora verso Pistoia. Che poi perché esistono non l'ho capito, ma vabbè.
è appena partito un bestemmione perché l'iPhone faceva il cazzo che voleva, ovviamente. Oh. Io ripeto, non bestemmio mai, ci sono quelle rarissime occasioni in cui mi parte la vena, questa era una di quelle. Ma cos'era, Vivaltino? Ah, troppo lungo. 1, 2, 3 o 4. Boh, stavate che era davvero Vivaltino. Ecco, giustamente ora esce il sole. Ovvio, non mi posso riparare, esce il sole. No, non ci credo. No, non ci credo, l'MD. Com'è possibile che in un'era dove i pop sovrastano tutto ci siano le MD per Pistoia? Ma dai! Una volta c'era una piacevole sorpresa, eh! Ecco! Lui fa qui precedenza, cioè dà precedenza. Al 2 dovrebbe passare il regionale veloce per Pistoia, allora. Il Vivaltino stavolta lo era davvero. Tra l'altro mentre lui sta partendo. Eh sì ragazzi, oltre Firenze di Freddi ferma solo a Prato Centrale quel regionale veloce appena transitato. Senti con che brio si sta avvicinando. È entrato in stazione, cioè ha preso le banchine a 60 all'ora, un poco più. Linea infestata dai Vivalto. Di conseguenza è diventata la migliore linea della Toscana. Vivalto, pop, qualche MD e quasi mai rock. C'è poco da dire, beato chi sta su sta linea a sto punto. Veramente. Perfetto. E adesso mi dite io cosa cavolo mi invento adesso. Voglio vedere come io rimango bloccato qui come un povero idiota, eh? Se non mi vengono a raccattare. Oh, io torno a Firenze nel caso. Arriva prima quello per Viareggio, come possiamo vedere. Come prevedibile mi sono già rotto le palle. Ed ecco anche il pop. Questo Pistoia Montevarchi addirittura. Ci sono anche regioni che fanno Pistoia Arezzo. Tra poco arriverà anche il corrispettivo. I tizi hanno attraversato all'improvviso e si sono buttati nel sottopassaggio. Mi auguro che lo abbiate perso. Fortemente. Una l'ha perso di sicuro. Certo, il funzionamento di questi ascensori non ha niente a che vedere con quelli di Empoli. Totalmente un'altra storia. Riappare un treno dopo tanto tempo. Io mi sono rimesso nella panchina a sto punto. Al binario 2. Passengers can find the train regionale 18, 8. Insomma, alla fine che sono andato a sesto, non è servita una sega. Faccio la mia solita via che ho sempre fatto e fine. La mia giornata finisce stasera con le fotocamere Lerce all'1.09 del mattino, quindi potrei dire tranquillamente stamattina. Bene, abbiamo concluso.